pensioni. Per la Ragioneria dello Stato se salta limite di 67 anni a rischio il sistema. Agempress il nuovo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, aggiornato al 2017 e pubblicato ora in versione integrale, segnala un incremento della spesa pensionistica in particolare nei prossimi due decenni, a causa di una situazione demografica ed economica meno favorevole. Il rapporto avverte che modifiche al meccanismo dell'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita avrebbero conseguenze negative sulla tenuta del sistema nel suo insieme. Il requisito per il pensionamento di vecchiaia, anche in presenza di un blocco dell'adeguamento automatico alla speranza di vita, verrebbe comunque adeguato a 67 anni nel 2021. Interventi di legge diretti non tanto a sopprimere esplicitamente gli adeguamenti automatici sulle pensioni, inclusi gli scatti di età, ma a limitarli, differirli o dilazionarli, determinerebbero comunque un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del sistema pensionistico italiano, si legge nel testo. Ritornare nella sfera della discrezionalità politica determinerebbe un peggioramento della valutazione del rischio paese. Nel report sul sistema previdenziale, la Ragioneria dello Stato spiega che interventi di legge diretti non tanto a sopprimere esplicitamente gli adeguamenti automatici sulle pensioni, inclusi gli scatti di età, ma a limitarli, differirli o dilazionarli, determinerebbero comunque un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del sistema pensionistico italiano. La Ragioneria afferma inoltre che ritornare alla sfera della discrezionalità politica determinerebbe un peggioramento della valutazione del rischio. Nel rapporto si sottolinea inoltre come il processo di elevamento dei requisiti minimi e il relativo meccanismo di adeguamento automatico sulle pensioni siano dei fondamentali parametri di valutazione dei sistemi pensionistici, specie per i paesi con alto debito pubblico come l'Italia. Ciò non solo perché la previsione di requisiti minimi, come quelli sull'età, è condizione irrinunciabile per la sostenibilità, ma anche perché costituisce la misura più efficace per sostenere il livello delle prestazioni. La Ragioneria spiega che l'Italia è interessata da un processo di invecchiamento della popolazione tra i più accentuati in Europa e nei paesi sviluppati. Al fine di contenere l'impatto dell'allungamento della vita media sulla sostenibilità del sistema pensionistico e, conseguentemente, delle finanze pubbliche, l'Italia ha perseguito una doppia linea di interventi, la prima ha riguardato l'introduzione del sistema di calcolo contributivo basato sull'equivalenza attuariale fra prestazioni e contributi. La seconda, articolata su una pluralità di interventi successivi, ha provveduto a innalzare i requisiti minimi di età, e/o contribuzione, per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, in tutti i regimi pensionistici, portandoli a livelli compatibili con le condizioni di sostenibilità strutturale del sistema.